La musica è una delle basi più profonde dell'educazione, della formazione dell'individuo. Basterebbe solo non dimenticarlo. Ma per me è un mistero, affrontare un mistero, affrontare qualcosa che passa attraverso la mente e il cuore di un uomo e che quest'ultimo lo trascrive nello spartito, però comprendendo che dentro c'è molte cose che non sono scritte. E quindi una forma anche di responsabilità, sia nei confronti prima di tutto della musica, poi del compositore. Ci sono alcune cose nella musica che sono veramente dei grandi misteri, veramente dei grandi misteri. Dobbiamo comunque in qualche maniera rendere la musica viva, che poi è stata scritta 100 anni fa, 200 anni fa, quindi renderla anche in qualche maniera attuale, no? La sensibilità nostra, riuscire a renderla assoluta. La musica è una disciplina, la musica è quasi una scienza, talvolta. Prevede, se si vuole arrivare a delle profondità, o anche semplicemente a delle verità, oggettive, prevede uno studio che non è solamente istintivo, ma è molto matematico ed è molto oggettivo sotto certi aspetti. I paletti, che contraddistinguono la struttura musicale sono paletti oggettivi, che poi il contenuto sia comunque sfuggente, eccetera, come gran parte delle forme d'arte, la musica in particolare, questo è un altro discorso. Ecco, la musica, l'arte, ma come anche la vita, insomma, ma in particolare il pianoforte, mi consente di andare sempre più in fondo, di levigare sempre di più, sempre di più, sempre di più, e per rendersi conto che poi alla fine non è mai finita, c'è sempre qualcosa da levigare. C'è una forma, un ponte comunicativo empatico tra ciò che tra tre soggetti, la musica, il musicista e il pubblico. E quindi c'è un'energia che si sviluppa e che passa in questi tre soggetti in maniera non sappiamo uguale, simile, diversa, indifferente. C'è comunque, si manifesta ed entra in ciascuno di noi. Forte è sempre stata una sfida, una ricerca, un voler andare ancora più in fondo. È un viaggio, è un percorso che usa la musica attraverso una tastiera, attraverso tutta una serie di leve, attraverso una serie di cose molto affascinanti che sono appunto all'interno della meccanica del pianoforte. Mi dà delle forti emozioni. C'è un po' di tutto, insomma, quello che dico, non ci sono, è difficile stabilire priorità. Sicuramente anche molto egocentrismo.